Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Qui c'è Greta, appena sveglia, e Cecil con Papi. Gatta Cecil. Andiamo in campo, gatta Cecil. No, Non vuoi stare a casa? A non fare ti cosa? chiedo. Vuoi stare a casa sicura? Troppo sonno. Io mi alzo. In realtà sono svegliata alle 4. Guarda come sta la casa. E cosa c'ho qua? La piscinetta. Andiamo? No. No. Qui c'è il sugo di carne. Ora l'ho acceso un altro po' per farlo cuocere un altro po' e oggi poi ci andiamo a condire la pasta e ci mangiamo la carne. Io ho fatto colazione prestissimo, ora sono le 10 meno un quarto. Ho fatto colazione, appunto, ho montato il vlog, mi sono rilassata, che è una cosa che non faccio da tantissimo tempo. E mi sono guardata qualche video di DBG che non vedevo da tantissimo proprio, cioè proprio vlog zero assoluto perché è tempo zero. Mi sono rilassata col computer e mi sono guardata dei video, bellissimo. Sono proprio passata una mattina diversa. Ed è per questo motivo che ieri ho cucinato presto, in modo appunto da oggi da stare più tranquilla. Ora, siccome è domenica, ho fatto il sugo, poi ci andrò a condire, ho preso poi la pasta fresca. Non vi ho detto. Sì, lo sto preparando il latte al cioccolato. Aia, ho un dolore qui al collo. Greta, è pronto? Allora, ragazze, praticamente questo fornetto lo dovrò togliere di mezzo. Mi dispiace perché io lo adoro, mi piace sia esteticamente che le sue funzionalità, perché piccolino ci cuocevo tante cose, mi trovo benissimo. C'è solo un problema, ora accendo la luce ma si vede meglio. Praticamente all'interno, essendo fatto in alluminio e non in acciaio, ha iniziato ad arrugginirsi e quindi ovviamente cade la ruggine anche dalla parte di sopra, lo rifaccio vedere meglio. Praticamente, vedete, sembra sporco, ma in realtà è ruggine. È ruggine proprio, guardate, non è sporco, è ruggine. Guardate qui, è caduta tutta sotto questa ruggine. E quindi io ho paura che poi, mentre cuocio le cose, mi cade la ruggine negli alimenti. Cioè, guardate. Infatti, che cosa ho fatto? Ci ho appoggiato questo e come potete vedere, cioè mettendoci questo sopra, ci mettevo la pentola sotto in modo da non far cadere nel caso i granelli di ruggine. Infatti, come potete vedere, guardate, è caduta la ruggine e quindi ora lo andrò a togliere proprio. Cioè, non so se si vede, cioè guardate. Se ne sta avvenendo tutta questa parte qua, si sta praticamente rovinando al calore e cadono i pezzettini e quindi devo toglierlo. Cioè, vi dico che sembra veramente sporco, ma è tutta ruggine che cade. Quindi mi dispiace proprio un sacco di questo fornetto perché, ripeto, io lo adoro. E purtroppo, ragazzi, che devo fare? Non posso rischiare che ci mangiamo la ruggine, lo devo assolutamente togliere di mezzo. Perché comunque da fuori, cioè, sta benissimo. Benissimo, però appunto ho perso. Io all'inizio pensavo, ho detto devo lavare il fornetto, è sporco. Però poi quando ho guardato bene, ho detto no, questo non è sporco, è proprio se ne sta cadendo la ruggine, non ci posso fare niente. Ora, Greta, ti alzi? Ah, vi voglio far vedere che con i nostri pomodorini datterini, guardate, cioè da tutte le cose che ho da fare. Mi metto anche a fare i boccacci qui di pomodoro. Questi qua, la conserva, il datterino rosso, che è una cosa, ragazzi, spettacolare, buonissimo.
e mi sono fatta la conserva. Infatti il sugo l'ho fatto col datterino rosso. Gnam gnam gnam. Ora lo faccio cuocere un altro po' e poi ce ne andiamo. Siediti bene. Saluta a tutti. Ciao Greta. Ciao Greta. Sono arrivata alla. Ciao Cecina! Cecina, Cecina! C'erano le formiche. Oh no, c'è una formica arrabbiata! Tuffati, fai il tuffo! Tuffo! Uno, due, tre! Bravo! Faccio vedere senza braccioli? No! Dai, facciamo lo squaletto, vai! Sali! Vai che andiamo giù, pronti? Partenza, via! E ora faccio vedere il tuffo volante? Uno, due, tre! Brava Greta! Ragazze, siamo tornati a casa, ci siamo lavati, tutti la doccia, non è i capelli. Sì, non l'ho capito perché quei gelati si sciolgono. Comunque siamo arrivati al gelato. Abbiamo già mangiato la pasta, la carne, ho fritto le patatine. E che più? E ne ho fritto anche delle polpette di carne da mangiare per i prossimi giorni, in modo che mi porto avanti. Qui c'è Greta che sta mangiando il choco fresh. Papi si sta mangiando il gelato. Il gelato che stiamo mangiando i crudi. Questo qua, io ho questo qui al pistacchio, invece Pierangelo caramello. Caramello. Questo qua è quello al ciò che caramello. Rimane. Però non ho capito perché si rompe tutto. Perché secondo me non si deve trasportare. No, no, quando l'ho comprato era già così. Invece questo mio è al pistacchio. Vediamo se cambia fuoco. Na, 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 na. Mettere qualche buono, buono, buono. Come sfondo, no? E quindi adesso siamo già a dolce. Sono le 2:50. In realtà abbiamo fatto tardi rispetto al solito. Buono. Poi all'interno c'è tutto un pistacchio. Questi capelli. Sono fatta i capelli di. Ho fatto le orecchie di tutti i Ma che stai dicendo? Ehi! La coda porta pure. Aspetta, pure la coda. Sei proprio un cucciolo di cane. Un cane dalmata. Buonasera Antonio. Buonasera, buonasera. Ci rivediamo per chi ci si è perso il video di Capodanno. Andatevelo a vedere. Infatti stavamo fuori da Palagiano e ci siamo visti dopo 6 mesi. Ecco qua, certo. E siamo andati via e adesso siamo tornati in ferie. Siamo al compleanno di Mary. Il vomito finora ha portato bene. Buonasera. Quanti siamo? 10. E quella neonata di mia figlia nel girello. Cioè, ne vogliamo parlare. Andrea! Non ne voglio, grazie. E mettilo da qualche parte là. Per Angelo con la salsiccia. Mettilo un altro l'acqua. Babba. Non mi lasciate con la salsiccia in mano. L'ha chiamato Francesco. Babba. Oh, chiama, vedi, sta venendo. Questo è il sale dell'Himalaya. C'è non il sale. Servitemi, mancano soltanto le posate. Lascia qua. È andata a prenderle. Perché non stai mangiando? Per, con le mani? Acciuma di nuovo così. Stai aspettando la torta? Ah, stai aspettando la torta. Dai, scrivici la torta. Allora abbiamo un involucro di panna. Aspetta che devi mettere a fuoco. E un inserto di crema chantilly. Grazie, croccante e cioccolato. E ciliegie. Ah, ciliegie. E anche la fragola.
Andri, vedi, Andri. Vedi, vedi. Vedi, vediamo volare. Abbiamo trovato anche un insetto di pasta sfoglia. Molto buono. Forse ci siamo, ma... Papà, Pierangelo. Passi di Andrea. Dai, vediamoli. Vai a prendere il palloncino, vai, palloncino. Comunque era dolce, che era dentro il cuore. Vieni qua, vieni qui, vieni qui, vieni qua, vieni qua, vieni, forza, bravissimo, vieni qua, vieni dalla zia, vieni, vieni. Vedi che ti dà la zia, tieni, 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 prendi, prendi, prendi. Vieni, vieni, vieni qua. Oh, bravissimo! Bravo! Lo fa scoppiare. Francesco è rimasto nella storia. L'ultima cosa che aveva fatto la storia, che mi ha fatto... No, la... Ha fatto... E siete un'altra da merda, ma tu dici. Invece, quella che è uscita la storia è quella di Vai, me, vai, me, vai! Che ci sei? Secondo sgarro, seconda fetta. Basta. Rieccomi ragazze. Ciao ragazzi, rieccomi. È il giorno dopo, sera. Mi sto preparando perché dovevo andare alla festa di compleanno della bimba della mia amica che oggi fa un anno. E niente. Quindi mi sto truccando un po', non farò niente di che, perché fa caldo, non mi va. Mi sono messa questo vestito di scindo, poi ve lo faccio vedere meglio. Pierangelo è ancora al lavoro, sono le 7:30. Speriamo alle 8 il compleanno, speriamo che riesci a tornare in orario. Però per forza da fare non poteva lasciare. Mi sento la gamba bagnata. Greta è già pronta, l'ho preparata prima. Faccio un trucco semplice, proprio semplice, semplice, semplice. Bellino. Oggi per pranzo abbiamo consumato la pasta col sugo che abbiamo mangiato ieri. Cioè, loro hanno mangiato la pasta e io ho mangiato la carne col sugo. E ne è rimasta anche un po', non l'ho riscaldata tutta. Poi vediamo se in questi giorni se la consuma Pierangelo. Domani ho voglia di fare pasta e piselli a loro. Domani pasta e piselli, io invece mi faccio i piselli, metto le uova nei piselli buonissime e mangio di pane tostato insieme, buonissimo, buonissimo, faccio quello. Ah, poi volevo dire una cosa, praticamente diamo un po' la luce se è così è meglio, un po' più calda, vabbè, no, troppo. Praticamente ho letto sotto il ho letto i commenti sotto l'ultimo video che ho pubblicato, dove c'era chi mi chiedeva come cosa ho fatto per dimagrire, come ho fatto per dimagrire. Ragazzi, ho semplicemente mangiato sano. Bisogna mangiare sano per dimagrire. Non ho eliminato né pasta né pane. Ho semplicemente accoppiato gli alimenti in modo, diciamo, giusto, nel senso che se mangiavo la pasta a pranzo, che ne so, pasta e piselli per dire, non mangiavo le patate, oppure non mangiavo il pane, oppure non mangiavo il riso, quindi un carboidrato, e abbinavo poi una proteina e i contorni, quello che volevo. Quindi questo è stato il modo in cui ho perso peso. Ho perso 9 kg, ora, come vi ho già detto ieri, speriamo di non riprenderli. Perché qui tutti questi compleanni, questi eventi, sono micidiali. E basta, questo è stato il mio modo di perdere peso. Non ho sofferto la fame perché comunque mangiavo.
ho semplicemente mangiato nel modo giusto rispetto a ciò che facevo prima, ecco, perché invece prima mangiavo in modo errato. Perché tipo ma questa come funziona? Si gira. Ma che messo? Ma si tempera. Invece prima mangiavo pasta, pane, patate, tutto insieme. Che spettacolo. Che spettacolo. E quando volevo perdere peso così? Mai. Che comunque mangiavo male. Mangiavo quantità tanta di tutto. Facevo proprio schifo. Invece poi ho capito come dovevo mangiare e ormai viene tutto spontaneo. Ovviamente quando c'è lo sgarro non sto per niente a pensare all'abbinare, a fare sgarro e sgarro, altrimenti che sgarro, eh? Ora stasera volevo uscire un po' prima perché volevo andare a comprare i gelati perché sono in offerta al DOC. I Inui, che io adoro, sono in offerta a 2,99 euro. Io li amo quei gelati, sono qualcosa di spettacolare. Appunto, erano in offerta e li volevo andare a prendere, però poi non sono uscita più, non mi andava di scendere sinceramente. Poi domani mattina, magari quando torno da campagna, passo. Passo a prenderlo. Ora voglio mettere un altro po' di chiaro qui al centro. E quindi questo è. Ieri sera, come avete visto, siamo andati al compleanno di Marilisa. E oggi abbiamo il compleanno di Chloe. La piccoletta, io un anno fa ero chiusa in camera col Covid e anche il compleanno di Marilisa l'anno scorso me lo sono perso, i 30 anni, perché purtroppo avevo il Covid. Ok, ora metto la terra, poi vi faccio vedere quale, che mi regalo zia Rosa di Too Faced. Buonissima, profumo di cioccolato. Ah, e quindi niente, mi avete chiesto come perdere peso. Ragazzi, io non sono una nutrizionista, quindi non vi sono detto come ho perso io peso. Questo avuto mangiando semplicemente sano, non c'è bisogno di, non ho avuto bisogno di diete drastiche, chetogeniche eccetera. E bisogna bere, tanto bere. Quella è una cosa che mi viene un po' più difficile a me. Bere mi viene un po' più difficile. Ora metto un po' di Terlash nel mio pannello. Fa un caldo che non vi dico. Comunque la telecamera mi fa proprio bianca. Torcicollo che non vi dico. I problemi del mondo. Ora metto un po' di eyeliner, così mi preparo subito in modo che quando arriva Pierangelo ok, trucco pronto, molto semplice, niente di che. Questo è il completo, queste sono le scarpe, qui sono le scarpe di Greta, sono dei sandali semplici e questo è un vestito, è nero e fanno queste foglioline tipo dorate. Questa qua è una cinta che ci ho aggiunto io, altrimenti il vestito è semplice e poi sopra fa così. Molto semplicissimo, sempre preso da Shane. Ecco Greta! Vedere questo completino sempre preso da Shein, carino, fa anche la cinta così, tieni la mano, la cinta, abbiamo messo i sciocchetti, ecco
mi sono posizionata qua sulla poltrona, ora aspetto Pierangio, tanto Greta è pronta, io sono pronta, devo solamente fare il cambio della borsa, prendere il borsello, la borsettina piccolina. Credo che metterò anche la tracollina così me la tengo addosso. Non la vado perdendo comunque. E niente, volevo far vedere il mio outfit. Comunque Shane ha delle cose davvero carine che costano poco. Qua si è fatto il nodo alla collanina con la G che mi presi, la G di Greta. Devo un po' sistemare perché si incastra sempre. Dopo vado su davanti allo specchio, ma sistemo la borsa e aspettiamo Pierangelo. Tanto come arriva lui si fa la doccia ed è pronto in un battibaleno.